Radio Radicale, il ministro Nello Musumeci, ministro per la protezione civile, ha rilasciato delle dichiarazioni sui danni relativi all'alluvione, in Emilia-Romagna e nelle, Marche, spiegando anche cosa farà il governo nelle prossime ore, nei prossimi, giorni, sia per lo stato di emergenza, sia per, stilare tutti i provvedimenti necessari per, risolvere i gravi problemi di questa area duramente colpita del nostro paese. Ascoltiamo che cosa ha detto, rispondendo alle domande dei giornalisti, il ministro Nello Musumeci oggi in piazza Montecitorio. Buon ascolto e buona visione. Continuiamo a lavorare con i palombari, con gli esperti e i volontari specializzati nella crisi acquatica. Continuiamo a lavorare dove ancora le acque sono alte. Ma avete idea di quanto ci vorrà per ripristinare una situazione di normalità? No, non è facile poterlo prevedere. Nei campi, nelle aziende agricole, la speranza è che l'acqua venga presto assorbita per evitare l'asfissia delle piante. E nei centri urbani il ragionamento è diverso, dipende da una serie di condizioni. Io spero che si possa presto arrivare ad una stima, ad una ricognizione dettagliata e attendibile dei danni. Sento fare cifre in questi giorni, mi sembra un po' imprudente. E per l'attesa di questa stima, siamo in diretta sulla 7, che il Consiglio dei Ministri è convocato per martedì? No, non parliamo di stime martedì. Martedì ci occupiamo di due aspetti. Da un lato l'ampliamento della condizione di emergenza, dello stato di emergenza alla provincia di Rimini, che per sua fortuna era rimasta fuori nel primo provvedimento del 4 maggio. E al tempo stesso adotteremo un provvedimento per erogare ulteriori 20 milioni di euro alla regione Emilia-Romagna e quindi al suo presidente commissario, ma solo per le spese, per le prime spese, per acquisire beni e servizi, come sempre in deroga all'ordinamento vigente. Quando avremo una stima dettagliata Però da per fare questo parte. non serviva allora un Consiglio dei Ministri, non era meglio fare prima il Consiglio dei Ministri o si è atteso martedì solo per l'agenda di Giorgia Meloni o No, comunque no, opposizione? perché bisogna lavorare anche per la sospensione dei termini, degli obblighi derivanti da scadenze fiscali, tributarie, i contributi per i braccianti agricoli, le richieste degli agricoltori. Stiamo lavorando in queste ore e dobbiamo continuare a farlo. Il Consiglio dei Ministri naturalmente non si occuperà solo di questi provvedimenti. Però mi sembra normale che ogni settimana si riunisca il Consiglio dei Ministri. Invece che giovedì lo anticipiamo a martedì. Senta Ministro, le volevo Buongiorno. chiedere una cosa. C'è il Dica. decreto siccità al Senato. Volevo sapere se avevate pensato di inserire delle norme in un decreto che comunque è un decreto d'emergenza che si sta occupando di questi temi. No, 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 per ora va bene così il provvedimento. Il governo guarda su due fronti. Da un lato la cabina di regia che abbiamo istituito, che prevede un concorso interministeriale e al tempo stesso un commissario, come sapete, per i provvedimenti più urgenti. Dall'altro lato stiamo lavorando ad un disegno di legge apposito presso la Protezione Civile e Casa Italia per un provvedimento che possa mettere assieme le varie competenze e soprattutto semplificare le procedure. Contiamo entro un paio di settimane di portare in Consiglio dei Ministri anche un disegno di legge per la ricostruzione post-calamità, per evitare che ogni volta si debba nominare un commissario con un apposito provvedimento di legge e soprattutto per mettere finalmente un termine al periodo della ricostruzione. Oggi in Italia si sa quando comincia una ricostruzione post-calamità, ma non si sa quando termina. Senta, le volevo chiedere del concerto di Bruce Springsteen. Capisco che non dipende da Non lei. mi, No, no, guarda, vabbè, scusate, scusate. No, no, non mi ritiro occupo la più, non mi domanda. occupo più di Ritiro la musica domanda. da tantissimo tempo, sono fermo agli anni 60. Ok. Grazie. Buona serata a voi.